Buongiorno a tutto il mondo, diceva il grande dottor Del Mar, Ciro Pascal. Che passione, ragazzi, che ci abbiamo. 40 minuti di fila sul Romito, chi è di Livorno sa cos'è il Romito, per lavori a Calignai, io non lo sapevo, sono rimasto intrappolato, però ero deciso, mi si era aperta una finestra di tempo, ero deciso a venire qui per cercare di pescare ieri 2 ore e 20 senza vedere un pesce sparabile. Acqua cristallo ieri vicino a Livorno, meraviglioso, fate conto, 20 metri di visibilità in alcuni punti. Io parlo di sottocosta, solo qualche saipa, ho visto una rotellina piccolissima, qualche spigolina. Ho deciso di fare qui. Parto da qui, è un punto classico per me d'arrivo, di partenza. In questo caso scirocco, c'è stata una sventagliatina mezz'ora fa di scirocco, ora è bonaccia. Ho anche qualche dubbio, ho detto, vuoi vedere ora gira maestrale, sì, ho la corrente a favore. Invece per fortuna rimane prima bonaccia, poi scirocco deciso e va bene, sì. Bassissima marea che sta scendendo. Mancano alla fine, quando uscirò sui pianoni che si vedono nel video, alla fine io ci pesco, ci faccio l'aspetti ai mungini e alle spigole. E tantissimi sareghe, tantissimi video con tanti sareghe, però non arrivano a 2 etti, ma tanti, tanti sareghe. Acqua bellissima per il posto, meravigliosa. In alcuni punti allo scoglietto, tipo qui, vedevo, fate conto, a 15 metri di uno scevo, se era un sarco, una sarpa. Non ho visto un mugine, nemmeno uno piccolo, non ho visto una spigola, nemmeno una piccola. Freddo, nuvoloso, al largo pioveva. È stato emozionante. Arrivo qui, vedo delle specchiate lontane, tiro il sasso, meno di 1 metro d'acqua, mi infilo in questi canaletti, sono a metà percorso, ho già fatto, fate conto, 48 tuffi, 50 tuffi. Erano sarpe, arrivano le sarpe, dentro le sarpe ci sono dei sareghi. Io incomincio, ho un po' di freddo, un po' di fame, un po' di sete. Mi sembra che la pinna destra mi stia un pochino stretta, ma nemmeno è vero. Ecco che quando tra noi sono tutto concentrato, sono già deciso per fare un aspetto dignitoso e vado avanti. Quando all'improvvisora vedo arrivare questa orata, è magnifica. Fate conto che io non mi ricordo di febbraio, non ho mai preso un pesce così. No, anche l'altro giorno ho preso due, che era già una rarità, ma un pesce così di febbraio, poi in questo posto qui, per me è rarissimo. Appena la vedo, scancello tutto, non c'ho più fame, più sete, ho caldo, non c'ho più niente, ma abbandono, non penso ad altro, mi concentro solo, sono contentissimo, spero che la videocamera sia accesa, solo per dire, anche se non la più, la sto riprendendo con la videocamera. Invece un tiro magnifico, esplodo dentro di me una soddisfazione incredibile, meraviglioso. E me la godo tutta la scena, sono emozionata addirittura. È un pesce che mi gratifica già di 2 o 3 uscite a sarpe o qualche altro pesciotto. Bellissimo, mi è passato tutto, addirittura ho la sensazione di calore. Qui siamo arrivati praticamente a 50-100 metri, toh, all'uscita, ormai l'acqua sta diventando bianca. E tiro il sasso, vado giù. Non ho grandissime pretese, mi sono allargato quei 100 metri da riva, perché a riva non ci posso più pescare, è secca. Mi sembra, all'improvviso, mi sembra davanti a me di vedere qualcosa. Quando capisco, è una frazione di secondo, ecco, ora ho capito che c'è una spigola. Il dito diventa di titanio e parte l'asta, colpisce in pieno il pesce. Non ci voglio nemmeno credere, perché nel video si vede la spigola, ma perché c'è la videocamera che ha gli infrarossi. Vengo su, capisco che l'ho presa, esplodo.
proprio esplodo. Due pesci del genere in un percorso così, di solito si pigli un pesce, poi pigli tanti troiai, mungini, qualche sare, qualche sarpa, ma due pesci sì, senza vedere praticamente poi i pesci. Qui, lo vedete queste piani qui davanti a me? Ecco, io lì ci faccio l'aspetto quando c'è l'acqua, l'alta marea. Sono incredibilmente soddisfatto, sono contentissimo, sono stato bravissimo a crederci. Ho fatto 40 minuti di fila per arrivare qui perché c'è i lavori di un cantiere a Carignaia. Sono incredulo, incredulo, veramente. È una cosa per me inattesa, è stato favoloso. Grazie a tutti. Meraviglioso.